Il software gestionale Ready Pro consente di inviare automaticamente le notifiche e i dettagli di spedizione ai vari marketplace collegati al gestionale. Vediamo in questa infografica come Ready Pro si occupa di ogni singolo passo di questo processo a partire dall'importazione ordini dai marketplace. Una volta importati gli ordini dei clienti, questi possono essere automaticamente convertiti in documenti di spedizione. Questi documenti verranno poi raggruppati in distinte che possono essere inviate tramite file ad ogni singolo vettore per consentire di generare automaticamente le lettere di vettura. In questa fase, Ready Pro consente di inviare per ogni ordine le notifiche di avvenuta spedizione al marketplace di riferimento, informando il cliente dell'avvenuta spedizione del suo ordine. Se lavoriamo con un vettore che è in grado di fornirci un file con le informazioni di tracking per ogni spedizione, possiamo importarle direttamente in Ready Pro. Tutto ciò è possibile tramite un apposito plugin che andrà ad inserire in ogni documento il relativo codice di tracking. Utilizzando questi codici, Ready Pro può effettuare un ulteriore invio delle notifiche di spedizione ai marketplace, in modo da consentire al cliente finale di tracciare la posizione del proprio pacco. In questo video prenderemo come riferimento operativo il marketplace ePrice. La logica di funzionamento è comunque molto simile anche per altri marketplace come eBay ed Amazon. Accediamo al back office di ePrice e come possiamo vedere vi sono tre ordini in corso di spedizione. Ready Pro, tramite l'apposito plugin, consente di importare questi ordini direttamente all'interno della procedura Ordini Web. Gli ordini provenienti dal marketplace possono a questo punto essere convertiti in documenti di spedizione, come ad esempio DDT, fatture o ricevute. Nel nostro caso abbiamo convertito gli ordini in fatture accompagnatorie, tralasciando volutamente i dettagli operativi di come effettuare questa conversione, perché già approfonditi in altre videoguide. Facciamo solo notare che per queste tre fatture abbiamo utilizzato lo stesso vettore, ovvero BRT, in modo da poterle raggruppare tutte in un'unica distinta. Una volta creati i documenti, procediamo con la creazione di una distinta di spedizione. Creiamo una distinta per il corriere BRT ed includiamo all'interno tutti i documenti odierni. Ready Pro in automatico preleverà tutti i documenti associati al vettore e quindi, nel nostro caso, le tre fatture accompagnatorie. Tramite appositi plugin, la distinta può essere poi esportata su file ed inoltrata al vettore, così da consentire una generazione automatizzata delle lettere di vettura. Infine, una volta che i pacchi saranno stati consegnati al corriere, modifichiamo lo stato della distinta in spedito. Dopo aver inviato la distinta di spedizione al vettore, anche se non abbiamo ancora a disposizione i dettagli dei numeri di tracking da parte del corriere, possiamo intanto anticipare l'invio dello stato di avvenuta spedizione degli ordini al marketplace. Dalla distinta di spedizione premiamo il pulsante Notifica la spedizione in marketplace. Come possiamo vedere, Ready Pro ha identificato per ogni fattura il marketplace di riferimento, ovvero ePrice, ed il numero d'ordine. Inoltre è presente il vettore BRT, mentre non sono ancora indicate le informazioni sul tracking che inseriremo in seguito. È fondamentale che i documenti vengano generati tramite conversione come nel nostro esempio e non creati manualmente, poiché senza dei collegamenti specifici Ready Pro non sarebbe in grado di capire per quale ordine e da quale marketplace notificare la spedizione. In questa fase non sono state inviate notifiche al marketplace, infatti se verifichiamo sul back office di ePrice lo stato degli ordini risulta ancora in corso di spedizione. Torniamo quindi alla sezione di notifica su Ready Pro e confermiamo la spedizione ad ePrice premendo il pulsante Invia notifiche.
Se l'operazione è andata a buon fine, le righe verranno evidenziate con uno sfondo verde, diversamente verrebbero evidenziate in rosso con un'indicazione del tipo di errore nell'ultima colonna della griglia. Torniamo nuovamente al back office di ePrice e dopo aver aggiornato la lista troviamo i nostri ordini in stato spedito. Entrando nel dettaglio di un ordine, vediamo indicato il nome del vettore usato per la spedizione, mentre non vi sono ancora informazioni sul tracking che vedremo tra poco. Nel caso in cui il vettore è in grado di fornirci un file con i codici di tracking, possiamo importarli all'interno dei nostri documenti di spedizione tramite un apposito plugin. Per mezzo del plugin di importazione, i codici di tracking presenti nel file vettore verranno automaticamente assegnati ai relativi documenti di spedizione. Va detto che, all'occorrenza, è anche possibile inserire o modificare manualmente i numeri di tracking tramite l'apposito pulsante. Vediamo ora come inviare i dettagli di tracking direttamente ad ePrice. Dal dettaglio della distinta utilizziamo nuovamente il pulsante Notifica la spedizione in Marketplace. In questo caso troviamo i codici di tracking già inseriti e procediamo nuovamente all'invio delle notifiche. Torniamo sul back office di ePrice ed entrando nel dettaglio di un ordine possiamo notare la presenza del numero di tracking oltre al nome del vettore. Questa situazione non esprime ancora il massimo dei dettagli a disposizione, in quanto ePrice consente anche di generare in automatico dei link di tracking per i principali vettori, tra i quali anche BRT. Per ottenere quest'ulteriore dettaglio, dobbiamo prima effettuare un'operazione di allineamento dati tra le anagrafiche vettori di ReadyPro e quelle del Marketplace. Entriamo nelle impostazioni del nostro account ePrice e nella sezione Notifica Tracking troviamo una griglia con l'elenco di tutti i vettori codificati nella nostra anagrafica. Con un doppio clic sulla colonna a fianco possiamo selezionare il corrispondente codice vettore gestito da ePrice. Nella nostra anagrafica potrebbero esserci anche dei vettori che ePrice non gestisce nativamente. In questo caso possiamo lasciare semplicemente la cella a fianco vuota e ReadyPro invierà ad ePrice solo il nome del vettore, ma non avremo la possibilità di gestire questa volta un link di tracking automatico. A questo punto è tutto configurato a regola d'arte e riproviamo per un'ultima volta l'operazione di invio delle notifiche. Torniamo nuovamente al back office di ePrice e ricontrolliamo il nostro ordine. Possiamo notare che ora sono presenti tutte le informazioni di spedizione provenienti dal vettore utilizzato, il nome del corriere, il numero di tracking ed il link di tracciamento che permette al cliente di accedere alla pagina web del corriere per ricercare lo stato di avanzamento di consegna del proprio ordine.